Ciao a tutti, sono Ten, oggi ci gioco con Sword Art Online Memory Defrag, che è uscito fuori la nuova ranking di elemento non element con due personaggi per me, una diciamo utilissima che ho già provato a ranking. Abbiamo Asuna e Yuki, la forma dei cavalieri di Alization. Abbiamo elemento non element, abbiamo Koasuna 4420. Loro fanno solo diciamo la skill crossing, così quando si switchano si pompa l'attacco a quel punto. Solo quando switchano è tutta la squadra o niente, solo quando si switcha si pompa la squadra. Lei, peccato lei, la pec, vabbè, la pec, sì, leggermente. Qua abbiamo la combination con Yuki, non è elemento con qualsiasi, con sole, con Yuki appena. E abbiamo Yuki, doppia spada con Zeken, Intrigati, Knight, Zeken. La sua doppia spada è fighissima quella. Abbiamo Two Blade Universe. Con lei può solo fare la combinazione con Asuna, in pratica, o due appena. Adesso proviamo, che io dico, io ci ho provato già la ranking, peccato, io dico leggermente la migliore è la Asuna, perché fa l'attacco molto più lontano a quel punto e fa questa piccola scivolata che colpisce dietro e fa questo, non so, conficca, diciamo, conficca, fa 14 hit, conficca nel terreno la sua stock, in pratica. A quel punto per me è leggermente migliore, perché all'inizio della battaglia, dopo faccio vedere, serve un attacco che può, diciamo, avvicinare più velocemente lui per parare. A quel punto lei già, diciamo, è bella utile, perché lei anche in qualsiasi zona, a quel punto, ti faccio vedere, anche se nell'angolo, lei fa un scatto che va andare in mezzo, in pratica. Quel punto è molto, per me è molto utile, perché come vedete anche a distanza con lo scatto, pac, fa subito, diciamo, è il personaggio più utile in questa ranking per me è lei. Abbiamo Yuki, lei ha, come detto prima, Asuna fa 16, 14 hit, non fanno più, o 16 hit, no, non fanno più, no, erano 16 o 15, stanno facendo di meno. Asuna, Yuki, confronto a Kirito God, diciamo il Kirito tipo elemento luce a 4000. Set aveva, confronto lui, e diciamo, hanno messo il Kirito, quello pomposo che usa doppia spada, e metti Yuki che è doppia spada, ma ti danno 4.700 Kirito, e questa volta ti do 4.400 perché Yuki, come detto, lei è più vicina in pratica con l'attacco, lei è più ravvicinato all'attacco. È molto, cioè, anche è molto figo come attacchi. Questo c'è, cioè, la crossing skill. Sono bei personaggi, sono bruttissimi, sono belli, che fanno una bella roba. Come detto, visto, se avete, diciamo, se fanno la crossing skill, hanno il doppio in pratica attack up, solo quando switchano, visto qua fa vedere, c'è il doppio attacco attack up. Peccato duro, cioè, neanche un secondo, due dura, no, forse 3 secondi dura, quello attacco in più in pratica, al punto lì si deve, diciamo, fare più tipo a proprio andare a manetta con le skill crossing, così che si, diciamo, in pratica fa più danno ancora, perché hanno il doppio attacco, l'attacco pompato, a quel punto dura pochissimo, a quel punto dura 3-4 secondi, dura quell'attacco in più a quel punto. Ma quando si, diciamo, switchano, hanno l'attack up quel punto, che dura normale quel punto. Personaggi servono, diciamo, serve per forza, che, come detto qua, diciamo, Kirito, questo qua Kirito è una belva, è 4700. Io dico, tra Kirito e così cambia un cazzo, capito? Doppia spada, 4, 4, voi vedete 4420 e 4457 per 37.5
punti in più di attacco per una doppia spada. Faccio Kirito ha quasi a 300 in più. Sì, 300 in più di attacco. È una bella bestia a quel punto. La doppia spada è molto bella a quel punto. È bellissima. E basta. Adesso noi facciamo il 125. Oddio mio. Comincia a farmi. Ah! Madonna. Perché? Una fake? Una fake? Porco! È che quando c'è la cosa qua, la campana di notte così è quella banda, diciamo, uno quella skill crossing. Porco puttana, una fake mi fa. Una fake, di solito dovrà avere. Quella garantita dovrebbe essere coi fiori, in pratica, sì, coi fiori. Non so, con le stelle ci sono. Una garantita ma un altro in più, non so cos'è. Oh, cos'è questa qua, la fake? Asuna! Porco due, Asuna, che kill! Madonna puttana! Un'altra fake, dammi un'altra fake, un'altra fake, un'altra, un'altra, un'altra! Porco! Dio cancro! Una doppia fake di fila! Madonna che. Argo mi ha regalato il Cristo, ma mi serve solo Yuki, mi serve Yuki perché il problema è non ho diciamo le boccette Rainbow perché le ho sprecate per Kirito, Mihiro, Mifrend, ho sprecato, così non ho più proprio un cazzo proprio, no, mi avanzano due più un'altra fa qua o tre. Arrivo a 5, massimo come detto posso fare su Asuna perché se faccio l'abilità livello 90 mi fa consumare 1 e va a 5, devo sprecare 5. Madonna, madonna, doppia fake house. Madonna di fila, che kill, madonna mia. Madonna mia santa, che bella. 210, me ne tengo, diciamo, questo qua io me ne tengo per. Diciamo quando esce fuori la batch di singola di Yuki perché cioè, mi interessa trovarla a quel punto. Il mio team è questo qua. Abbiamo Kirito Mihiro Mifrend che ha 7880, quello che pompa tutta la squadra a quel punto. Abbiamo la nostra Shino con le barriere con 7100 normali come pistola e lui diciamo lo porto perché mi fa il defend down a quel punto, mi fa dimurire, diminuisce la difesa del nemico a quel punto perché è quel punto che mi serve di più. Allora, questo qua è team oscurità, team vento, team luce, questo doppio luce tolgo un attimo che mi interessa. Ah, c'è lui. Dov'è Asuna? Eccola qua. Qua combo. Metto là così per. Io Asuna questo qua devo ancora sbloccare l'attacco. Ecco, perché devo un po' farmarmi le cose. Oh, meno male una con la stocca di elemento. Non è l'elemento più forte, madonna mia. Sì, è vero, l'ho scambiata. Vabbè, posso dare questa io. Asuna, l'armatura di Asuna che fa più danno e devo farmarmi un po' le cose con le nuove. Questo cos'è? Per incremento HP, 10% HP, ok, 3 si può un po' ci può stare, se no, questo c'è l'elemento non è l'elemento, questo c'è. Abbiamo. Posso dare questo qua, vabbè. Questo qua, tac, faccio più danno anche. Madonna, vai, pompa. E riesco a portare anche forse a Yuki se riesco a trovare a livello 90 perché mi mancano appena, come vedete, appena no, ho 92 su 100 quelli item, quelli medaglie, diciamo, quelle colorate, qualsiasi elemento, quel punto. In pratica se fai 20.000 punti di quella rank ti danno 25. Io almeno se riesco a trovare Yuki la porto a caso dopo per forza che la trovo l'ho trovata a quel punto. E
Madonna, quanto qua, zona qua, là, Cristo. Allora, devo fare, c'ho, perché l'ho sprecato, se questo qua ce li avevo, visto, ce li ho. Dov'è la zona qua, più su, in pratica. Tac, tac. È una bella domanda, questa mi fa sprecare di più, di portare 50. Non c'è, forse non ci arrivo, fa tutto potenziato di lei. Non ci arrivo per poco a quel punto. Ma va bene, ma sto corretto. Non riesco a potenziarlo tutto subito perché mi manca. A quel punto mi manca quelle rosse che manco pochissime. Quelle item come medico e rosse a quel punto. Dopo un po'. Beh, faccio qua la missione quella. Adesso ho il personaggio anche. Dai, ma che sono Yuki. Ma se ho il prossimo futuro, diciamo, ho il team full, se trovare, cioè, vabbè, io ho il full team di elemento luce perché ho tutta la squadra di elemento luce con la skill crossing. Vento appena una ho, fuoco ne ho due, dark c'ho cioè, tre dark, perché sono diversi, non hanno un link preciso a quel punto. Dark c'ho cioè, tre e normale appena uno questo qua. A quel punto se trovo Yuki nella prom, sicuramente non la trovo Yuki perché mi ha dato questo a quel 125 doppio di lei. A quel punto sicuramente non la trovo, ma sicuramente farò la 125 di Asuna lo stesso, se per caso riesco a trovare dentro la sua, diciamo, se riesco a trovare dentro la sua Yuki, che là c'è scritto con la badge singola, c'è il 50% che trovi il personaggio banner. Se fai prima Asuna, se pullate sul banner di Asuna, quella singola, trovate il 50% in più su di lei, in pratica di Asuna. Ma quando ho pullato un personaggio, ho trovato anche l'altra, non trovata lei, ma altri personaggi, provate a quel punto. Sì, conto più tanto lei, ma come detto prima. Hanno, puoi anche trovare anche, diciamo, puoi trovare anche altri personaggi a quel punto, non per forza la quella principale a quel punto. Che bella, Madonna santa, abbiamo trovato una cavaliere. A quel punto il mio team punterei tanto su qua, adesso riesco a farlo un attimo vedere. Perché facevo il master, perché adesso sono quinto. Per quel punto, perché hanno ben trovato questo qua, sicuramente aiuta un po' a trovare uno di quelli. Il team, questo qua, beh, questo qua non male, 47 perché abbia fatto il master più 2 a quel punto. Se faccio il master più 2, se faccio di me riesco a migliorare così, riesco anche a superare. Questo qua cos'è? 29, ma è master più 1 a quel punto. A quel punto, cioè, non ha nessuno, è ancora la squadra perfetta. Madonna, questo qua è una bellissima squadra. Peccato fosse dei. Non hanno link a quel punto. Sì, hanno due, non tanto. Io sono quinto. Posso migliorare perché ho peccato, come detto, mi devo farmarmi un po' Asuna perché quella appunto. Questo faccio vedere l'inizio subito. In pratica c'è cioè, questo qua Cobalt, questo qua Cavaliere Nero, in pratica, che sembra così Kirito, Cobalt Cavaliere Nero, in pratica a quel punto fa questo attacco che in pratica io penso che Asuna può andare indietro così c'hai quelle 14 hit in più a quel punto. Ma poi io faccio quello, Kirito Mihiro, switcho, faccio prima lei, dopo faccio lui che mi fa il defend down, dopo faccio ancora Kirito Mihiro, dopo ancora Kirito Mihiro e faccio con Shinnon in pratica a quel punto. Dopo c'è cioè, avanti, vabbè faccio l'altro, faccio vedere l'altro anche, il master più 1, quello del più difficile, almeno vi faccio vedere qual è. Dopo c'è la seconda parte più difficile, che è quando fa un attacco ad essere, diciamo serve Asuna perché ad essere, lui è lontano, quindi in pratica serve un personaggio che fa un attacco lontano. Io adesso ho, diciamo, Shino, perché è quella che mi serve, in pratica ho l'unico personaggio
un po' più, diciamo, l'elemento normale che mi fa l'attacco lontano, quel punto, quel più forte che ho. Diciamo, master più 1. Sono arrivato a 31 secondi a fare il master più 1 a quel punto. Quel punto, l'inizio, io penso che serve Asuna, almeno potete colpire quel punto, perché la mia Shinnon è distante, ma non troppo, deve essere leggermente, deve essere ancora leggermente avvicinato ancora. Io mi tiro a questo qua, la auto parry, così non ho problemi. Quel punto, l'inizio, come detto, fa attaccare con Asuna, penso, almeno fate quei 14 hit che servono in più. Dopo parate con dietro la schiena, faccio un qua a lui. Faccio mi hero, io penso che lui potrebbe ancora vivere, perché è molto veloce come attacco speciale, non è troppo lungo come attacco a quel punto. Io ho la distanza perfetta. Non ho sbagliato forse, no, ho dovuto aspettare, forse eccolo qua. Ecco, qua, in pratica deve essere, dobbiamo andare, diciamo, indietro a questo punto, a quel punto fatto giusto. Forse è troppo. È troppo lontano. Ecco, al punto mi frega un po'. Ho sbagliato all'iniziare io. Ho sbagliato all'iniziare. A quel punto, questo qua è leggermente la parte quella più difficile. Non dico la più difficile, quella più leggermente bastarda. Perché se avevo Asuna, quella è l'elemento più corto, ovviamente riuscivo a ammazzarla. A quel punto riesco, perché forse facevo male. Faccio l'inizio meglio con Kirito Mihiro, dopo con Kirito GGO, GGO, dopo all'ultima lei, diciamo, lo ammazzavo prima. Finivo a 28 secondi o anche prima a quel punto, ma dopo lo farò da solo. Ma trovare una fe doppia fake di fila, Madonna mia santa, che culo. Pure anche Asuna, con quel che mi serviva di più. Peccato, come detto, per adesso in questo ranking, se non avete, diciamo, un team, se avete tutto team di con la skill crossing, come l'inizio. Se avete tutti 5 stelle, può uno saltare, uno può anche saltare con la bacio così, perché può anche serve, può anche non serve. Per adesso siamo all'inizio, serve per forza la skill cross. Anche può anche fare senza, vabbè, non penso che si può fare anche senza, ma io penso che serve sempre. E se, come detto, se l'inizio serve basato per la skill cross, per ammazzarlo anche prima a quel punto. A quel punto vediamo, se mi batte, se bo va a botte di culo, riesco a trovare così. Se no, se vediamo, vediamo un attimo. Vuoi vedere una cosa, un attimo, su shop, eh? No, c'ho quella da 50, non fanno più quella da 21, quel bastardi di merda, non fanno più quella da 21, stronzi. Niente, volevo fare quella da 21 se c'era, almeno potevo, almeno spendo di meno, prendevo quelle 175 gemme e mi farmavo quelle così per fare 250, fanculo anche quello. Almeno facciamo quello scout, quel secondo scout, secondo step, se per caso non riesco a trovare Yuki a quel punto. Adesso qua appunto vediamo un po'. Tanto aspettiamo, io tanto non spendo, aspetto, mi farmo un po' la così per migliorare, ma mi farmo anche il livello, così anche quelle gemme, quelle rosse che mi serve, così la potenzo bene. Dopo quando arriva la batch, quella di Yuki, perché non faccio quella, adesso guardo se registro anche quella di Asuna, quella così, ma se faccio il registro qua, ma se non stop, diciamo, taglio il video, dopo faccio l'inizio, dopo attacco insieme con quella di Yuki, adesso guardo come faccio. Ma quella diciamo, quella migliore, che per me, io penso quella leggermente che serve, diciamo, quella serve di più è lei, e Asuna quella che serve leggermente serve di più, perché come avete visto serve più gli attacchi un po' più lontani. A quel punto lei, Asuna, attacca, fa un attacco che è lontano, così può fare qua scivolata, poi va indietro, così può schivare quella lama gigante a quel punto. Yuki è, come detto, il più attacco ravvicinato. Se trovate Yuki è come faccio io. E stare fermi, parate. Dopo quel punto Yuki è più centrata a puro attacco avvicinato. Come Asuna è più lontano, riesco a anche gestire più bene. Confronta anche a Shinnon. A quel punto ho sbagliato due volte. Ho sbagliato io, perché facevo prima Mihiro,
Kirito dopo GGO di Kirito GGO, quello che fa a doppia skill, e dopo alla fine lei, a quel punto ho sbagliato io quella a fare, che almeno mi porto dietro e mi faccio l'attacco suprema dietro, meno vado contro il muro e non mi sposto troppo, devo fare una cosa del genere così. Ma il personaggio l'abbiamo trovato, a quel punto ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, ancora iscritti, iscrivetevi al prossimo video, ciao.